dal punto di vista ippico? Stai parlando per la chiusura degli ippodromi? Volevo Stai sapere parlando, ti appunto riferisci a com'era il quello? clima che si respira. E beh, guarda, noi siamo Ippogroup, quindi facciamo parte di uno di quell'ippodromi che lunedì potrebbe tirare giù le persiane. Senti, qui la situazione è un po' particolare rispetto magari a qualche altro ippodromo, perché come tu ben sai, noi qui a Torino abbiamo un bellissimo centro di allenamento. Questo fa un po' la differenza e questo potrebbe creare più problemi. A oggi, a questo momento, c'è stata una riunione con i dipendenti prima alle 11, lunedì i servizi non ci saranno. Saranno leggermente sospesi, mi dice adesso la regia. Io non c'ero alla riunione, quindi mi è stato detto, insomma. Quindi da lunedì potrebbe cambiare qualcosa. Però, insomma, personalmente io sono ottimista e quindi spero che le cose possano comunque risolversi al meglio. Intanto pensiamo però alla bella giornata che abbiamo domenica, perché noi qua domenica ci vestiremo tutti a festa, perché avremo una delle giornate più importanti dell'anno con i Gran Premi della Città di Torino, con il Gran Premio Costa Azzurra. Oltretutto avremo l'HD, quindi la televisione ad alta definizione, quindi avremo la diretta tutto il giorno, una grande giornata, quindi noi ci prepariamo per una grande giornata, ripeto, con l'ottimismo che le cose si possano risolvere. Mi fa molto piacere, benissimo. Allora, iniziamo dalla prima corsa, anche la seconda trista del pomeriggio, una condizionata per cavalli anziani riservata ai gentleman. Si parte su tre nastri, 2060, 2080, 2100 metri. Una trista che si presenta, direi, aperta, ritirato il numero 3. Proviamo a partire dal numero 4, lo guida Filippo Monti, Omero De Mura, 2,60 quota fissa. I numeri potrebbero essere questi: 4, 2, 9, 11. Ma i tuoi, Elisabetta? Non sei andata distante. Senti, in questa corsa, allora, i cavalli che potrebbero contare, cioè che contano in questa corsa, vado in ordine di numero e non di preferenza, sono il 2 di Sky Max, il 4 di Homero de Mura, il 7 di Mariner Code, il 9 di Obelix d'Arrivo, l'11 di Roccia Melone e il 12 di Prince di Parma. Questi sono i cavalli che hanno più facoltà rispetto agli altri, le potenzialità maggiori per potersi inserire in questa tris del caffè. Detto questo, noi dobbiamo sceglierne tre. E allora, per sceglierne tre, sicuramente puntiamo sul numero 4 di Homero de Mura, perché è un cavallo che, qualora riuscisse a girare bene e andare al comando, oltretutto, insomma, c'è anche un ritiro nella prima fila del primo nastro, che questo potrà creare meno caos. Se riuscisse Homero de Mura ad andare al comando, a quel punto potrebbe decidere Filippo Monti di gestirsela anche in quella maniera. Per quanto riguarda Sky Max, è un cavallo con un'andatura talmente particolare che, insomma, mi affido meno a lui tenendo conto dei tre cavalli. Lo inserisco nel pronostico come ti ho citato prima, ma nei tre cavalli lo escludo semplicemente perché è un cavallo molto problematico, mentre secondo me Homero de Mura potrebbe essere un po' più lineare e poter assumere il comando e decidere forse anche di gestirsela al comando. Un altro cavallo che tengo è il numero 7 di Mariner Code. Mariner Code mi piace moltissimo perché è un cavallo che dei nastri e della distanza ne fanno il suo pane, è un cavallo che l'abbiamo visto vincere forse le migliori corse in carriera proprio in questo schema e quindi io lo tengo, così come tengo anche il numero 9 di Obelix del Rio perché vale lo stesso discorso. Lui fa parte dei cavalli del secondo nastro, ma è un cavallo veramente potente, è un cavallo che dura la distanza del doppio chilometro e con i nastri gira benissimo, in sulchi c'è Giovanni Bakis che l'ha sempre guidato e quindi sarà un fattore non indifferente. Tengo Roccia Melone perché non si può non tenere Roccia Melone, nonostante i 40 metri, due cavalli dietro sono due cavalli che hanno un motore superiore agli altri. Forse Roccia Melone nell'ultimo periodo è un po' non è proprio brillantissimo, ha avuto qualche problema che però dovrebbe essere risolto. Principe di Mare ha fatto uno sproposito in quel di Albenga quando fa 2,29 aria in faccia e è andato ancora a staccare quando ha chiuso, facendo una misura veramente notevole. Per questi motivi non vanno tenuti questi quattro, mi tengo questi quattro cavalli, non vanno assolutamente esclusi, perché hanno tutti e quattro più facoltà, secondo me, rispetto agli altri, di potersi inserire in questa tris. Me li vuoi ripetere, Elisabetta? Non ho sentito, Me li scusami, vuoi Barbara. ripetere cortesemente i numeri, Sì, Elisabetta? certo. Allora, i numeri sono 11, 12, 4,
4-7. Perfetto. Allora, passiamo alla seconda corsa. Ha ritirato il numero 1 in questa condizionata per cavalli di 3 anni, si corre sui 1600 metri. Qui c'è un cavallo che ha debuttato il 1° di aprile alla Maura e ha vinto facendo un botto dal punto di vista anche chilometrico, 1:13,9, lo guida Pippo Gubellini. Sì. Usual Kronos, 1:20 a quota fissa, insomma, la quota dice tutto, non solo il tempo. Sì, dice tutto proprio il cavallo come ha debuttato e come ha vinto, quindi io credo che questa sia una corsa rilegata a due cavalli, quindi ci facciamo una bella accoppiata. La accoppiata potrebbe essere Usual Kronos, proprio come hai citato te, e l'altro metto Ultras Font, che è un cavallo che è un po' in debito perché nelle ultime corse le ha buttate via a corsa vinta quella di Albenga e quindi si deve assolutamente rifare, e quindi per questo motivo diamo l'accoppiata 6-3. Come la corsa che analizzeremo adesso, una reclamare dai 5-7 anni, 1600 metri a distanza, in questo caso proviamo a partire da Sire del Rio, numero 5, alla pari, a 2 a quota fissa? Sì, ce la giochiamo anche magari a 2. Senti, è un cavallo che io credo che oggi in questa occasione, ho parlato anche l'altro giorno con Santino, insomma è abbastanza convinto che possa ben correre. Anche se c'è un cavallo che potrebbe dar fastidio a tutti qualora trotti, e oggi dovrebbe anche trottare, perché ho sentito al volo prima Cosimo Cangelosi, successivamente andrò poi a intervistarlo, sto parlando del numero 2 di Rizal, che è un cavallo di mezzi che però nell'ultimo periodo per un motivo o per l'altro non è riuscito ad andare a segno, e oggi in questa categoria con così pochi partenti si gioca sicuramente una chance molto interessante. Quindi 5 di Sire del Rio, 2 di Rizza, e come terzo cavallo mettiamo un altro cavallo di Cosimo Cangelosi. A me piaceva molto Pietra del Nord, però Cosimo mi ha detto che secondo lui CCZS, che oltre a parentesi, che appunto ce l'ha anche lui in scuderia e che affida a Max Castaldo, lui piace moltissimo e secondo lui potrebbe essere la terza cavalla del campo, e quindi gli do retta. Quindi Sire del Rio, Rizza, CCZS. Benissimo Elisabetta, sarà una condizionata per cavalli di 3 anni sui 1600 metri la quarta corsa, e qui c'è una cavalla che ha sbagliato in retta d'arrivo nelle ultime 2 uscite, ovviamente va vista a sgambare, proviamo a riproporla. Uranium Fila, guida Andrea Guzzinati, 1,70 quota fissa, c'è fiducia anche da parte delle quote. Pensavo comunque con i trascorsi, pensavo che avesse una quota un po' più alta. Sì, assolutamente, proviamo a proporla, anche perché in questa categoria ci sta assolutamente bene, e quindi proviamo a dare appunto la lieva di Andrea Guzzinati, e come seconda e terza moneta però li mettiamo proprio uno vicino all'altro, proviamo a inserire il numero 7 di Uncino Tour, allievo di Edoardo Locisano, che è passato professionista ma fino a giovedì ancora risulta allievo, e ultimo Trilla, allievo di Davide Nuti, che in questa compagnia potrebbe sicuramente ben figurare. Andiamo alla quinta corsa, il centrale del pomeriggio dell'ippodromo di Vinovo, una condizionata per i 4 anni al via, 2060 metri a distanza, in questo caso la base potrebbe essere la numero 3, la guida questa femmina Santomollo, Top Fist Etual, figlia di Varenne, 1,80 quota fissa. Allora, Top Fist, senti, c'è da fare un po' un discorso. La cavalla, la cavalla sta molto bene, e in questa categoria si gioca sicuramente una chance di vittoria. C'è da dire però che l'altro giorno è stata coinvolta, diciamo, in un episodio un po' particolare, che fortunatamente è finito bene, perché comunque Santo si è slacciata una guida, e quindi sulla prima curva proprio qua davanti abbiamo visto la guida destra andarsene, e lui di galoppo con la Top Fist. Poi finalmente dopo il percorso è arrivato Enrico Bellei, che è stato bravissimo e l'ha aiutato poi a fermare la cavalla e tornare poi in scuderia. Questo te lo dico perché? Perché lei è una cavalla molto caratteriale, ma tanto, ed è una cavalla che se la prende per niente, quindi se non ha risentito dello spavento tra virgolette della volta scorsa e quindi oggi fa percorso, secondo me è sicuramente la favorita della corsa. C'è da tenere in considerazione questo comunque, perché chi gioca ai cavalli la conosce e quindi sa benissimo che potrebbe oggi fare qualche scherzetto, ma la cavalla secondo me come categoria è superiore. Io dietro metto una cavalla che in realtà conosco poco, però mi sono documentata, più che altro sono andata a guardarmi le corse che ha fatto precedentemente su Ippica Biz. Ti devo dire che Tundra dei Venti mi ha colpito molto, perché mi sembra una cavalla svelta anche a partire, e mi sembra una cavalla di buoni mezzi. Poi insomma Emanuele Mattini oggi viene qua a Torino con due cavalli, e secondo me con tutti e due
Non lo so per la vittoria, ma di piazzamento ha sicuramente la possibilità di potersi inserire insieme al numero 5 di Troppobella, l'allieva di Pippo Gubellini, una cavalla un po' particolare che forse all'ultima non ha corso benissimo, ma io sono andata prima a indagare un po' nelle scuderie e so che oggi lei dovrebbe fare un buon percorso. Perfetto, di solito si viene a Torino per vedere la Mole Antonelliana, si vede anche volentieri Museo Egizio, ma per un ippico, insomma, se uno si sposta vuol dire che ha qualche bella chance in mano, mi riferivo ovviamente a Emanuele Mattei. Andiamo alla sesta corsa, una condizionata per cavalli di 5-6 anni sui 1600 metri. Proviamo ad andare con Ramon Del Rio, numero 9, Santomollo in sediolo, 1,80 quota fissa. Ecco, lui pensavo pagasse meno invece, no? Beh, Ramon l'altro giorno con Shatter Club hanno fatto un duello di quelli bellissimi da pelle d'oca, veramente. È stato bellissimo perché pensa che in arrivo tutte le persone che erano nel parterre hanno applaudito. E non è che capita spesso nell'ippica, però era talmente bello questo duello che si è instaurato tra questi due bei cavalli che ha coinvolto tutti. Ramon ha avuto la meglio e con il Ramon dell'altro giorno c'è poco da fare. Secondo cavallo metto un cavallo che non piace a nessuno, piace solo a me, ma a me piace, quindi io mi sento di poterlo consigliare, prendetelo con le dovute cautele, ma a me piace molto ed è il numero 6 di Renegade Prive, l'allievo di Carlo Belladonna, in sulchi ci sarà Lorenzo Besana, un cavallo che corre sempre attorno ai 2 minuti con il suo proprietario Massimo Pravettoni. Io credo che oggi con Lorenzo qualcosina in meno riuscirà a fare e potrebbe essere una misura abbastanza, essere una misura vicina a quella necessaria per potersi prendere almeno un piazzamento. Mi piace il numero 1 Rossella Valci, l'allieva di Luca Lovera, ben posizionata lì, Luca dovrà soltanto cercare di rimanere in posizione e forse io do loro e Sciarra dei Venti, scusami, l'allieva di Emanuele Matteini che ti dicevo prima, anche lei se non andate a vedermi le corse rimane su di una vittoria fatta a Firenze, una cavalla che anche lei se vuole sa partire, all'ultima va avanti in progressione dove fa una corsa al comando e va a vincere e quindi anche lei in questo pronostico ci può stare. Quindi io mi allargo, non ti do 3 cavalli, ma te ne do 4, perché sono mi dispiacerebbe troppo lasciare fuori sto Renegade Prav perché io ce l'ho in testa dall'altro giorno ai partenti, quindi Certo. proviamoci. Mi sembra abbastanza aperta, o perlomeno aperta, la settima corsa, una condizionata per i 4 anni, si corre sui 1600 metri. Come punto di partenza potremmo andare con Ticino, numero 6, a 3 a quota fissa o altro? Ecco, vedi, già il fatto che tu mi dici che il favorito della corsa paga 3 vuol dire che capisci la difficoltà mia nel poterti dare un pronostico in questa occasione, perché è una corsa molto particolare. Allora, per quanto riguarda Tino Show, rimane sulla vittoria all'ultima uscita, che forse era anche la prima, non sono sicura, potrebbe essere stata anche la prima in carriera. Ti dico una Quindi cosa, sulla Tommaso Di scorta di quelli. Lorenzo, stai parlando appunto del Sì. cavallo che è guidato da Tommaso Di Lorenzo, al momento è favorito a 2,10 a quota fissa, quindi al momento abbiamo il numero 5 e ad incalzare il numero 5 troviamo proprio Ticino a 3 a quota fissa. Allora sì, Tino Show sicuramente favorito proprio perché rimane su di una bella prestazione. Ticino l'ultima aveva corso male, gli hanno portato delle modifiche e prima Dodo mi diceva che secondo lui oggi il cavallo dovrebbe correre meglio. Tocche Fil Fi, una cavalla che galoppa spesso, oggi rientra e dovrebbe riuscire a fare un buon percorso. È una corsa difficile, Troy Speedmaker, che lui è un cavallo che se fosse in ordine li doppia. Bisogna vedere come sgamberà, insomma. E Tempesta di Grana sarà la cavalla nascosta che all'ultima ha corso molto bene. Ci sarà una quota molto invitante, quindi magari per chi va alla ricerca di quote invitanti, potrebbe provare Tempesta di Grana. È una corsa apertissima dove ci stanno veramente, tutti. Bene, direi di chiudere con l'ottava corsa, una condizionata per cavalli dai 5 agli 8 anni, si corre sui 1600 metri. Ho visto che è favorito dalla quota fissa è il numero 1, offerto a 1,80 al momento. In alternativa, potremmo provare con una femmina guidata da Santomollo, numero 7, Rufolina, a 2,25 a quota fissa. Allora, senti, Rosiana ha cambiato trainer recentemente, è una cavalla che conosco molto bene, l'ho sempre seguita perché mi è sempre piaciuta sin dal debutto, ce l'aveva Mauro Guasti, una cavalla che sa partire molto svelta, all'ultima con Manuel però parte ma non va in testa, se non ricordo male va seconda alla corda, seconda, terza alla corda e poi arriva seconda. È corrente.
mi sembra che arriva seconda, correndo comunque molto bene. È una pista che lei conosce benissimo, perché ci ha corso tante volte, quindi non è una pista nuova. Sai che Torino è una pista che a volte per i cavalli che vengono la prima volta li castiga, perché la retta, insomma, è bella lunga. Quindi Rosie Allan sicuramente la mettiamo, come mettiamo Ruffolina, che se esente anche lei da errori di percorso ad entrarci, una cavalla che può lottare tranquillamente per la vittoria, insieme al numero 5 di Otto Neck, sempre Luca Lovera in sulky, un cavallo che sta correndo bene e che secondo me in questa categoria potrebbe fare la sua bella figura. Elisabetta, ce l'hai un cavallino per andare a bersaglio? E beh, il cavallo del giorno c'è oggi ed è facile perché è Ramon Del Rio. Non credo che sia il cavallo dell'altro giorno possa perdere questa corsa. Va bene, quindi alla sesta corsa il numero 9 con Santomollo in sediolo. Buona diretta per quanto riguarda domenica, buon Gran Premio. Grazie, grazie Barbara. Sai che noi ti aspettiamo quando vuoi, sei sempre la benvenuta, visto che comunque ci sarà la troupe dalla Toscana che viene giù, potresti anche venirci a trovare e cogliere l'occasione. E se Magari. no, davvero, noi ti aspettiamo sempre e speriamo veramente di avere una giornata bella come questa, perché abbiamo preparato tante cose interessanti anche per il pubblico e sarà una giornata sicuramente bellissima e piena di emozioni, come sono le corse dei cavalli. Certamente, speriamo che non sia l'ultima, ecco. E Assolutamente. allora io do un bacino anche alla tua nipotina, eh. Ormai mi sei Grazie, presa ti così. ringrazio. Oggi ho questa vena. No, ce l'ho Grazie. tutti i giorni, io amo i bambini, però oggi ho preso questo Ci filone starà qua. ascoltando, quindi ci starà ascoltando perché lei è una fan della nonna, quindi ci starà ascoltando, quindi ti ringrazierà. Figuriamoci. Grazie mille a voi. Ciao Elisabetta. Ciao Barbara. Ciao, ciao, Ciao. ciao.